elezioni amministrative e gli interventi post voto, ascoltiamo oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, l'agrigentino Giovanni Di Caro, originario di Favara, dove si è appena insediato il neo sindaco Antonio Palumbo, eletto da un'ampia maggioranza e sostenuto anche da Di Caro. La tornata elettorale delle recenti elezioni amministrative ha visto un risultato che è oggettivo. Là dove il centro-sinistra, quindi il PD, altre liste civiche di espressione appunto di centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle vanno assieme, si ottiene il risultato di andare a governare le città in cui ci si propone dal punto di vista elettorale. Là dove si va divisi, purtroppo a causa anche delle recenti politiche diciamo che ci hanno visto andare sempre da soli come Movimento 5 Stelle, purtroppo non si ottiene il risultato sperato. A Favara noi abbiamo sostenuto Antonio Palumbo è stato eletto sindaco della città, c'è un grande lavoro da affrontare perché la città soprattutto negli ultimi anni era abbandonata a se stessa. Abbiamo dato di un piccolo contributo con una lista civica perché quando si parlava di coalizioni, durante il periodo in cui si parlava di coalizioni, il Movimento 5 Stelle affrontava la diatriba, non so se vi ricordate, Conte e Grillo, quindi noi abbiamo subito un po' questo aspetto del recente passato che ci ha portato a prendere delle decisioni estreme come quella di presentarci con una lista civica. Per ora c'è il nuovo corso del Presidente Conte e siamo molto speranzosi. Il centrodestra si divide sempre solo su una cosa, sulle poltrone e sull'occupazione di posti di potere. Noi abbiamo cercato dei tavoli di convergenza con il centro-sinistra, col PD e con altre forze che contrastano in opposizione al governo Musumeci, stiamo cercando di trovare un perimetro comune, ci stiamo riuscendo, quindi le prossime elezioni regionali saranno senz'altro, vedranno una coalizione innanzitutto con le forze politiche che hanno fatto opposizione a questo governo o minoranza come dir si voglia e con altre forze che non sono state rappresentate all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, che però hanno notato che il governo Musumeci non ha fatto nulla di buono per i siciliani.